Bentornati a tutti su MS Stories. Innanzitutto mi scuso se sentirete le imperfezioni dal punto di vista dell'audio o del rumore di fondo. Purtroppo ho dei problemi con il microfono e soprattutto con il jack del microfono e la sua regolazione. Non riesco a risolverli bene, quindi mi scuserete se c'è qualche magari rumore di fondo di troppo, ecco. Ebbene, dicevo, questo video nasce, anzi questo audio è prettamente un audio, nasce a completamento, approfondimento e vogliamo dire anche introduzione, cioè fateci un po' quel che volete sulla rubrica di storia del Giappone che si terrà su Instagram nei prossimi 3 mesi. Sono già usciti i primi 2 post e vi invito caldamente a vederli, perché analizzeremo la società giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Eh già, non parlerò degli eventi della battaglia o della guerra del Pacifico, perché sono già conosciuti, basta andare su Wikipedia per scoprirli chiaramente. Vi porterò delle analisi, quello che voglio portarvi io, che vorrei portarvi io, sono delle analisi sulla storia del Giappone, farvi vedere come un giapponese viveva quella guerra, come un giapponese l'ha vissuta. Ma bando alle ciance, come si dice, e iniziamo. Prima di capire, anzi prima di parlare proprio del Giappone durante l'epoca imperiale, durante l'epoca della Seconda Guerra Mondiale, è bene capire che cosa si intende con fascismo giapponese, anche perché Barbero ha ammesso che non esiste un fascismo in Giappone, propriamente detto. E sono d'accordo con lui, il termine fascismo è una realtà politica prettamente italiana, propriamente nostra proprio. In Giappone, certo, ci furono, delle somiglianze con il fascismo italiano, ma delle somiglianze si fermano qui e basta. Per esempio, il fascismo all'interno della realtà italiana conviveva con quello che era la borghesia, per esempio, industriale, si intende, in ottica prettamente capitalistica. Nel Giappone no, non accadeva questo. Nel Giappone esistevano gli zaibatsu, che erano un blocco di potere industriale e finanziario, che erano letteralmente il braccio economico dello Stato, perché tutto girava intorno allo Stato e tutto in particolare alla figura dell'imperatore. Un'altra profondissima differenza tra il fascismo italiano e la realtà giapponese era quella della figura di riferimento. Da noi la figura di riferimento era Mussolini, ma esisteva sotto di lui una schiera di uomini che facevano da gerarchi, i cosiddetti gerarchi fascisti e i gerarchi nazisti, che avevano grandissimo potere e grandissima influenza. Invece in Giappone la sola ed unica personalità a cui si faceva riferimento era l'imperatore. Basta, tutto ruotava intorno all'imperatore. La libertà individuale non esisteva, come invece esisteva in Italia. Era molto controllata la libertà individuale, chiaramente, ma non era completamente soppressa, per esempio. Ed è da qui che vengono le differenze, o alcune delle differenze, tra il fascismo italiano e il sistema giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Beh, vi ringrazio per questo breve ascolto, questa pillolina, e vi rimando al prossimo video o al prossimo post su Instagram. M chiude.